Buongiorno, 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 buongiorno. benvenuti. Buongiorno. Questo venerdì, Mostrerò è il lato migliore oggi. venerdì! Sì, oggi sarete già senza arrivi, siamo qua, Hai siamo visto? pronti. Perché mostro, vedi, il mio profilo Se vedete, migliore. esatto, Elisa che guarda, non è che si è infatuata nel bachini, ma c'è un incidente, Domestico. esatto. Incidente domestico, come ne capitano tanti. Vabbè, ma non si vede poi. Non registriamo in 4K, tranquilla. Quindi, Meno male Facebook, la sua qualità non è esatto. migliore. Allora, benvenuti, bentornati all'ultima puntata della settimana. Di lunedì, come sempre, formazione ampliata. L'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa anche questa. Non è ancora detto, bisogna arrivare stasera. Ma vabbè. Ragazzi, un po' di entusiasmo, è venerdì, c'è anche il prima, sole. Stanchezza si chiama. Ah, è primavera. Mamma quanta. Ieri era la primavera in rame. Sì, sì, me l'hanno in detto. Mare. Non ho mai capito cosa Neanch'io, sia. Neanch'io, però fa figo dirlo. Perché ti dà quell'illusione che siamo già Ti dà vicini. L'illusione di essere avanti e poi pensi, cioè, quando lo dici sembri un esperto di cose. Che non sei. Ok. Perfetto. Allora, andiamo a vedere un po' qualche titolo di giornale. Insomma, anche ieri titoli non mancavano, sono state un paio di notizie che hanno dominato. I TG, prima fra tutti, ovviamente, la rassicurazione che è arrivata da Conte sul fatto che non ci sia bisogno di una nuova finanziaria. Tria però prepara tagli agli sconti fiscali e si teme l'arrivo del verdetto. Ficcia il Tesoro, riaperto il dossier sulle tax expenditures. Sì, che sembra una formula di Expelliarmus, Sì, cioè esatto, da Harry di Potter, Harry Potter, esatto. sì. Nel mirino finiscono anche spese mediche e bonus mutui. Servono Ecco. altre risorse per far funzionare nel 2020 il reddito di cittadinanza a quota 100. Quindi questo è il succo della Allora, questione. la questione è che ti danno soldi della digitale, ma te li devi spendere in medicine. Poi Cioè, pensate quando ti fanno il gli peggiore gli accidenti. accidenti. Spero che tu li spenda in medicine. Ecco, Ecco, probabilmente è questo il sarà quello. senso. Beh. Questo è. Ma soprattutto, cioè, è ormai cioè, si parlava del patto del Nazareno, no? Che metteva un po', diciamo, insieme PD e la parte del Il centro. confronto a questo è In confronto a questa, una stretta di una mano stretta di tra amici, mano. esatto. Cioè, non si fa il contratto perché poi siamo divisi, noi siamo una cosa e l'altra. E invece nelle cose un abbraccio infinito. Cioè, No, è proprio. bellissimo. Io ho postato, cioè, c'è questo profilo fake di Matteo Salvini che si chiama Matteo Salvini Official. Non lo so, Ah, ovviamente è un sì. fake, ovviamente. E in cui dice: bellissimo, io ho trovato questi nuovi amici che mi dà. Mi Anche la tutta la salvano. sorella Bona gli chiedo ora quasi quasi, perché effettivamente tutto gli hanno Tutto, dato. sbracano su tutto. Io non. Che sono buoni di animo, Eh no? sì, 5 Stelle, infatti. no? No, questa però è una cosa che, cioè, al di là dell'aspetto politico, cioè, hanno fatto male i conti o non hanno considerato che c'è questo, cioè, che c'è un periodo che si chiama recessione, fondamentalmente, quindi, cioè, Ma l'economia non no, va. siamo in boom economico, non È avete capito, cioè, capito? è lì, voglio dire, qualcuno ha sbagliato conti da qualche parte, perché fai una manovra e poi dopo neanche 2 mesi PD. devi dire, è colpa delle manovre precedenti, dici? Sì, ha fatto male conti e quindi adesso dobbiamo tirare la cinghia sulle medicine, che mi Che sembra mi sembra la proprio. cosa, esatto, che per, cioè, le fasce deboli della popolazione, no, sono quelle che Devono morire. devono Se morire. muoiono, Si risparmio. risparmia, esatto, Chiaro. all'INPS sbocciano. Darwin l'ha insegnato. Perché? Perché andargli contro? Esatto. La scienza lo afferma. Va bene, andiamo avanti. Svolta del A Movimento 5 proposito di. Stelle, esatto, e va addio limite di 2 mandati. Rivoluzione organizzativa a partire dai comuni, vertice di Maio, Grillo e Casaleggio, le strategie dei 3 leader si comincia dai territori per creare un partito radicato. E quindi, insomma, è il movimento, non siamo un partito, siamo Non un siamo più movimento, partito. Sì, non siamo una casa, siamo un movimento sono punto e basta. movimento No, nel senso. magari che dice devo fare 2 mandati soli, e quindi uno lo faccio qui, uno lo faccio là, poi dopo ho finito, e invece. E invece, visto che si poteva anche rimanere ad libitum, Esatto, ma perché appunto, come hai detto te, non sono un partito, sono un movimento, quindi le decisioni loro le prendono in maniera smart. Sei te che sei lento, sì, cioè, vedi? vabbè, cambiano in Si continuazione. cambia, è un No, partito vabbè, liquido.
sono sul metodo, cioè, veramente. Tre persone si sono riunite e hanno deciso. Sì, che tutte le volte quando c'è scritto capito, cioè, Grillo, Di Maio, Casaletto, no? Mi fa anche un po' impressione, perché penso sempre a Casaletto che è morto, invece non penso mai che sia figlioso. Sì, esatto, sì, non parlo sulle spiritiche. Sì, ancora questo non ci siamo arrivati. Mi viene l'ansia quando leggo la triade così. No, perché è tre persone che decidono per tutti gli altri, cioè, se non è un caminetto quello, cosa... Ma che tra l'altro Beppe Grillo ha detto qualche giorno fa, ha detto no, ma fa tutto Di Maio, io non ci incastro nulla. Più o meno. Vabbè, oh, no, nel senso più o meno la risposta, no. Ah, non lo so, boh, vabbè, io... Ah, vabbè, cioè... Che il movimento, più da come è nato, a forza di espressione, di opposizione, di rivolta democratica, chiamiamola così, a partire di governo, dovesse cambiare pelle, era necessario e se ne sono resi conto loro per primi. Però siamo sempre lì, cioè, diventi un partito, hai detto, hai passato anni a diventare di e ti radichi, fai le sezioni, fai le cose, quello. Non si dice. Ma poi così rapidamente, incredibile. Perché sono smart, te l'ho detto. No, se io ripenso al famoso tavolo di streaming con Bersani. No, vabbè, Bersani dirà, ma come? Io ce lo vedo Bersani che li è. Come? Come quella volta lì incartati, non vi si... Cioè, nel senso, e ora invece a questo... Si cambia, solo gli scemi non cambiano idea, no? Per non morire. Ma loro cambiano... Come si cambia per amore, no? Era... Non lo so, poi e se invece tutto ciò pagasse e se alle europee facessero la botta, No, Fanta politica. Ma c'è qualcuno, ora mi sembra fantasondaggi. Fantasondaggi. Ma c'è qualcuno che dice che ora Movimento e PD sono vicini pure. Cioè, talmente è andato giù il Movimento. Non che il PD sia salito, ovviamente. Sia mai. Leggermente il Movimento ha questo crollo e dice che... Vedremo nelle amministrative. Vedremo. Fra l'altro io vedo anche nelle amministrative che ci sono in giro. Non si presentano. Ma quello può essere una scelta politica. Cioè, era per quello, per presentarsi, perché hanno capito che senza radicamento sui territori... Ma va? E non puoi andare da nessuna parte. Cioè, uno, può andare sulla scia nazionale come è stata all'inizio, ma dove poteva candidarsi anche da qualunque Peppa. Grazie, esatto. Cercavo un modo per dirlo carino, però sì, e andavi sulla scia nazionale. Adesso diciamo che la scia nazionale non favorisce, anzi, e quindi serve questo radicamento. Esatto, che però, cioè, vuol dire partito, fateci, cioè non è una brutta parola, cioè, no. Lui va bene, non è che nel senso, cosa hai detto? Cioè, partito. Fateci pace, ma si può fare, ecco, andiamo avanti. Allora, l'altra grande notizia, quello che è successo, questa meeting che ha aperto il Papa, con un grande coraggio di affrontare in maniera estremamente pratica il problema, insomma, la tragedia degli abusi e della pedofilia nei ranghi del Vaticano. Quindi il Papa ha scoperto che lo scandalo pedofilia, le testimonianze delle vittime scuotono il clero francesco, ora atti concreti. Ecco, questa è una cosa che mi ha un po' più colpito, perché Francesco ha, nell'apertura di questo incontro, ha chiesto proprio atti concreti, poi il popolo del Signore ci guarda, noi dobbiamo dare risposte subito. Un po' lento, che... sempre il diritto canonico, diciamo che è un po' lento. Sì, no, però nel senso, cioè, mi è sembrato però, un messaggio da leader politico più che da capo spirituale, cioè, abbiamo bisogno di atti concreti, dobbiamo fare cose perché il nostro elettorato ci guarda, cioè, levi popolo, metti elettorato, era una roba da palco della Leopolda, ma insomma da palco di piazza, ecco. Sì, ma non è il primo degli atti di Papa Francesco in questo senso. Del resto il suo ruolo è un ruolo politico non indifferente, non da poco, oltre che capo spirituale. No, è sicuramente apprezzabile, non possiamo dire diversamente, perché veramente non si poteva accertare. Si era arrivati a un punto che non era possibile continuare a...
lo scandalo, cioè lo scandalo, gli abusi documentati dal Washington certo. Post. Scandalo dello scandalo è che si va a colpire anche proprio i vertici. Certo, cioè, vediamo il prossimo titolo, sempre su questo. Don Vinicio ha abusato la parete in seminario, la denuncia shock, ha nascosto questo lutto per 50 anni, loro erano i vigliacchi. Parliamo ovviamente di Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, che ieri a TV 2000, che è la TV Vaticana fondamentalmente, ha fatto questa rivelazione. Erano i nostri educatori, insomma. Sì. Io l'ho sentito in radio, non mi è piaciuto per niente. Non ti è piaciuto Don Vinicio? Perché? Come l'ha detto? Ma cioè, comunque cioè, ho perdonato, ho fatto venire fuori di me un'altra cosa, ma in quel momento parole, c'era un filo di spiega, di leggera ambiguità che non mi è piaciuto, insomma. Beh, sai, cioè non c'era una condanna ferma. Non c'era una condanna ferma. C'era una condanna ferma, e poi il momento in cui il conduttore radiofonico, tratto su Radio Rai, quindi ha continuato a fare delle domande, ha detto no, ma io ora devo andare, ha buttato giù. Può anche essere che insomma ha vissuto a livello personale, siano cose che insomma una, sì però non mille difficoltà, vabbè, ma dopo 50 anni se decidi di dirlo lo devi dire. Sì. È lento il procedimento all'interno della Chiesa Cattolica, prima di scoperchiare qualsiasi, sono molto lenti. Apprezziamo che intanto sia stato dato il là, ecco, per questa cosa. Sì, quantomeno si è affrontato pubblicamente il problema. Ma poi soprattutto ci sia una scelta, come atti concreti si dice che queste persone incriminate di tali fatti vengano allontanate subito dal ministero, dal ministero pubblico, che è una delle cose poi importanti, perché fino a ieri praticamente venivano spostati, che era una cosa veramente aberrante, perché ovviamente queste persone potevano reiterare i fatti, insomma, e questa era una cosa veramente molto grave. E il fatto di intanto bloccare questa cosa tardiva, perché tardiva, però almeno intanto, qualcuno doveva cominciare. Avanti. Allora, altro caso. Questa io non ho capito se era una barzelletta. No, bimbo di colore, il maestro lo Emilia in classe, Foligno, alunno messo in un angolo, vero che è brutto, sospeso dal ministero. Non è vero che è brutto, non stare in un angolo, il titolo è fuorviante. Sì. Vero che è brutto lui, cioè brutto il bambino, esatto. Ecco. Ma io ho detto una barzelletta, non per la cosa in sé che ma perché la risposta di questo maestro incriminato è di volevo fare un esperimento sociale. Ora io sì, voleva far vedere no, quanto era brutto mettere, cioè, vabbè, insomma, lo fai con dei bambini di 8 anni, ma c'è un esperimento sociale divertente, sì, ragazzi, grazie, vabbè, drammatico. Io non lo so, ecco, cioè, non so, è difficile da capisci, insomma. Ora io ma con tutte le intenzioni, le migliori intenzioni del maestro, proprio il metodo sbagliato, insomma. Vabbè, chiaro, è talmente chiaro, ma non rendersi conto della gravità, cioè dell'inappropriatezza della cosa, è quella la cosa grave, cioè la mancanza di discernimento, no? Nel capire che un bambino di colore è additato al pubblico ludibrio non va bene in qualsiasi caso, cioè per qualsiasi finalità, cioè, anche questo. Se lo fai da quel che ha spiegato, per far vedere quanto non lo so, quanto questo possa accadere, che invece non deve accadere, ma non lo so, però ma ce ne saranno modi. Anche secondo me se ne può trovare uno migliore, credo proprio di sì. No, veramente è una cosa folle. Andiamo avanti. Allora, questa è la storia di Cianto Labani. Una bella storia. Vedi, una bella Clyde. Storia. Da vittima a rapinatrice per amore, Ancona, una 23enne, si invaghisce del bandito e decide di aiutarlo in un altro colpo. No, allora, leggi proprio la storia. Allora, questo bandito è andato a rubare nella sua sala slot dove lei lavorava. Esatto. E lei è proprio un colpo di fulmine. Prendendolo pure in ostaggio, capito? Cioè, là. Ma sai, la classica sindrome di Stoccolma, sai, proprio, bello. Così, un colpo di fulmine di questo... Peccato ad Ancona, io Quante... Io ci montavo oggi tutta la giornata lì su di lei. Le riprese, facevo la fiction che il bandito che entrava. E lei
E là il colpo di fulmine, questo che bandito hai tanto. Il bandito non si sa quanti anni, lei ha 23 anni, ma il bandito Non si dice, al vabbè, non si momento. dice. E quindi dice: Ti Sto seguirò ovunque. di capito? Ti seguirò ovunque. E vieni, e poi andiamo a fare un'altra rapina. Intanto piglia soldi, però no, perché poi il bandito fa quello di lavoro, no? Quindi, dai, piglia soldi, capito? Cioè, lei. Lo vedo questo colpo di fulmine, sì, tutto quello che vuoi, che gli dà i soldi del vabbè. Che fra l'altro è un po'. Io ci voglio vedere del buono. Un bandito che va a rubare nella sala slot fa quasi del bene. Ma cosa stai dicendo, Mario? Sì, un po' Robin Hood delle altri. Dai, un Robin Hood delle altri. Ruba in una sala di perversione per ridarlo al mondo. Ma lui ce lo vedo che quando esce si ferma a darlo. La vampinetta e prende la cocaina. Capito. No, Simone, no. Non è che. Cioè, molto, molto Casa di Papel. No, comunque, no, non mi ecco. L'avete vista la Casa di Papel? No. La Casa di Carta. La Casa di Carta. Anche lì succede questa cosa qua, che la bionda si. Io so che c'è la telefonata di controllo. Fanno la telefonata di controllo alla Casa di Papel? Sì, cioè nel chi senso, la fanno? Non lo so, a me la, a me dalla redazione mi fanno, a volte mi chiamano, no? E dico, sì, ma sì, che sì, dico sì, io sì. No, vabbè, sto montando. No, è solo una telefonata di controllo, come la Casa di Carta. Come la Casa di Carta. Non lo so, esatto. Non ho soldi per Netflix, quindi vabbè, poi ti spiego come si fa. Non ti preoccupare. E voglio continuare a vivere nell'illusione che sia una storia romana. D'amore, ho capito. E di bene sociale. E di bene sociale, soprattutto. Andiamo avanti. Quindi rapinatori, fatevi avanti con la banca. Ecco. No, perché qua poi è quello. Di avanti comprati in banca, decine di i risparmiatori truffati, l'avvocato Foggia, l'Adusbef e Adusbef. Antani. Antani, esatto, come fosse Antani. In poche ore ha raccolto le denunce di cittadini che hanno perso almeno 300.000 euro. La società è fallita, istituti nel mirino. Entro l'8 marzo va presentato. Entrato l'8 marzo va presentato al tribunale istanza di restituzione. Può interessare lui? Signor avvocato Foggia? Sì. Allora, questo è. Ma diamanti completamente falsi? No, 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 no. Valutati il doppio del valore reale, e quindi, ma insomma, grandi, diciamo, VIP truffati da Vasco Rossi, la Panicucci. Povero Vasco, che fra l'altro anche lì ho detto, ma guarda Vasco, che carino, che compra l'anello di diamanti per sua moglie. No, era un investimento proposto alle banche. Esci da San Valentino, vai, esci da questo mood di San Valentino. No. Basta la Panicucci, il muro del di quando presentava Mamma non mamma. No, Mamma non mamma. No, era. C'era il muro. Sì. Che trasmissione era? Non me lo ricordo. Mamma non mamma, parli degli sì. anni quasi 70. No, era. Con il buon vecchio Predolin. Ma Marco Predolin. Aspetta, cos'era? Era bellissimo. Tipo un c'è posta per te. Sì, sì, è vero, cosa. Non me lo ricordo, però sì, una cosa del sì, genere. Sì, pretendenti. E lei era colei che, insomma, scegli uno, due, tre. Era, vabbè, insomma. Io sceglievo sempre la Panicucci, tra l'altro. Ma dai, con quei capelli belli, medievali. A raperonzo. Medievali. No, 50 anni è rimasta uguale quando aveva 20 e faceva. Ma sta meglio ora quasi, cioè. Dai, quando aveva 20 anni. Viva le cinquantenni. Sì, ora non sei un po' partigiana questa cosa, ma va bene. Tu dici. Vai avanti. Andiamo avanti. Allora, andiamo a Pisa, in cronaca, perde una gamba sotto un treno salvato a Pisa, appunto senza una casa, senza un lavoro. Un professore ungherese pensava di non avere alcuna speranza di tornare a camminare, poi l'incontro con il CISOM. Allora, qui due storie secondo me ci sono. Emil è un professore di filosofia ungherese ridotto in povertà, è diventato un senza tetto. Travolto da un treno a Firenze aveva perso una gamba, ora è stata riattaccata e può ricamminare più o meno. Allora, da una parte ovviamente il CISOM, bravissimo, il corpo di volontari estremamente formati ed efficienti, e poi la storia di un professore di filosofia diventato senza tetto. Professore di filosofia ungherese, cioè un romanzo. Sì, si inizia a scrivere. Dostoevskij questo. Sì, cioè, sì, 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 sì. È una persona
sicuramente ha una vita da raccontare. Assolutamente, ma cioè, mi chiedo. Stiamo alzando troppo il livello, eh. Io ora devo trovare. No, beh, è bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, in 300 la ricerca di un impiego, la prima, Pisana della Borsa del Lavoro, 40 le aziende presenti all'iniziativa dell'ente bilaterale del turismo, Fontani, il litorale è il motore economico della città. Ecco, su questa affermazione vi voglio sfuricare un po'. È vero, e se è vero... Me lo auguro, cosa si deve dire? Cioè, allora investiamoci, tanto anche, no? Cioè, nel senso, sì, di cose da fare ce ne sono sul litorale, per migliorarlo, nel senso... Soprattutto perché, allora, il litorale è quello che ha quasi mandato a casa l'amministrazione, diciamolo, sì, praticamente, sì, politicamente, perché sì, è politicamente dove si è deciso molto, perché il litorale è in periferia, l'abbiamo sempre detto, dove i voti sono andati all'attuale amministrazione. Attuale amministrazione che... Però per adesso non mi sembra che si... Non è un giudizio politico, però mi sembra che non ci sia altrettanta adesso visione, almeno non lungimiranza, verso il litorale. A me Ziello mi ha detto, non vieni mai a fare servizi sulle periferie, noi a Pisa ci abbiamo buttato un tot di soldi, eccetera, eccetera, però mi devo informare. Ma il litorale? Il litorale, per esempio, il cartellone di Marenia. Scusate, non è possibile che a marzo, perché ormai siamo a marzo, non sia, ma, anche gli altri anni, non è che voglio dire che sia, però questo doveva essere un cambio di passo e secondo me non c'è stato, ecco, io registro questo. No, io quello che, cioè secondo me quell'affermazione, il litorale è il motore economico della città, potrebbe, è preoccupante. Perché il litorale, no, nel senso, capitemi, io vengo dall'isola turistica, è stagionale e difficilmente un'economia turistica reimmette in circolo così tanto e crea occupazione stabile, crea occupazione stagionale. Cioè, se quello è il motore economico, vuol dire che c'è un problema. Ma vuol dire che non c'è potrebbe industria, non essere, non c'è... dovrebbe non essere stagionale, perché comunque sia il nostro è un litorale che è... strettamente legato. Sì, ma strutturalmente lo è, no? Ok, sì. Cioè non puoi levare la stagionalità al litorale perché vive sul mare e d'inverno. Però se quello è il motore economico, e ci credo che lo sia, c'è un problema. Sì, quantomeno non dà risposte, non dà risposte che cioè, si vorrebbe. Che gli altri settori sono veramente in crisi, perché cioè se non crea occupazione o ricchezza l'industria, il terziario, cioè, e siamo aggrappati al litorale, è un problema. Sì, lo credo anch'io, però intanto però, senso. Andiamo, potenziamolo, facciamo sì che non, renderlo il più possibile stabile, il più possibile, insomma, potenziamo le domeniche d'estate pieno, cioè, ma nemmeno d'estate, basta vedere ora che con sole, si comincia già, cioè il pisano è un animale semplice, da mare, no? Un po', non è a livelli del Livornese, però anche il pisano appena vede un raggetto di sole arriva sul litorale, ci va, quindi facciamo in modo che ci si arrivi in fretta, magari. Facciamo che ci si arrivi in fretta, che dopo non ci siano quelle 3 ore di fila per tornare a casa. Che facciamo che quando per arrivo là i negozi e i ristoranti ci siano. Perché io voglio andare lì a mangiare e spesso sono chiusi, ora d'inverno, io lo capisco. Sì, per l'ennesima volta si ripropone un po' di trammino, un po' di cose. Ma magari. Si ripropone, o si fa o non si fa, tutte le volte. Periodicamente si tira fuori, le soluzioni sono poche, perché non è facile trovare delle soluzioni nella storia delle strade bianche, che è stata messa tante volte alla gogna. Se il percorso c'è, nel senso ora, fino a un pezzo si vede sempre, no? Quando... l'archeologia del trammino è evidente, no? Nel senso... sarebbe bellissimo, che ne so, un prolungamento del Pisa Mover, a quel punto forse funzionerebbe, avrebbe un senso, non volevo dirlo, no, ma lo dico io. Andiamo avanti. Tra l'altro stamattina il Pisa Mover non va. Vabbè. Bene. Allora, parlavamo prima di politica locale. Toti trova l'unità sul suo nome.
Totti diventa tutti, non ho capito, vabbè, PD liberi PD liberi uguali socialisti per il bis, domani la presentazione delle linee programmate cascata di giunta all'insegna del rinnovamento. Siamo a Castelfranco. Castelfranco. Toti. No, Toti soprattutto 5 anni di liceo banco, nel senso. È tuo amico. Certo. Salutalo. È una cosa. Quindi domattina sarò lì, spero di farcela, insomma, bisogna dargli forza a sto ragazzo e sto ragazzo deve vincere. Non c'è. No, questo lo dico per amicizia, poteva essere anche al di là della posizione politica, nel senso che tra l'altro, mamma mia, al liceo eravamo peste e corna, nel senso, cioè, lui era un po' democristiano che non erano, ti sembra di dirlo in modo di offesa ultimamente, è diventato, esatto, ma e ce ne fosse, ma ora niente, era una battaglia continua, ucciderei per un Fornani un De Gasperi, cosa non si farebbe, c'era lo sciopero e lui entrava e gli mettevo te Crumino, non si può vedere, e oggi lui invece mette insieme la sinistra, ma guarda te, la sinistra, guarda te, ed è incredibile, e glielo ripeto lo specchio volte, dei tempi, però ecco. E poi mi fanno e ridere, chiedi come ha fatto più che altro, già che no dire. no lui nel senso è di quella parte popolare che ha capito il vero spirito dell'incontro bello tra l'anima popolare della sinistra, l'anima popolare di quelli, allora, che erano, qui il romantico è questo altro che esatto. Era una pilatrice, era una pilatore, qualcosa qui stavo proprio fantascienza allo stato puro, all'Harmony proprio, siamo all'Harmony, lo so. Qui sì che siamo a sindrome di Stoccolma a go go, però ecco, io la vedo qui un po' più, sono un po' più, come si dice, cinica. Semplicemente abbiamo capito, forse dopo molto, che o così o poi, cioè, o si va insieme o si o perde, non si va. Ma cioè è una cosa matematica, scientifica, quindi appunto roseo amorevole secondo me c'è molto poco. Esatto. Però mi piace la tua posizione, farò di tutto perché tu no, possa, vabbè, io parlavo di come nacque. Molto tempo sono, no, bella, nel senso, cioè, nel senso, ci ritrovammo nell'Ulivo col Toti, capito? Nel senso, lui è, e l'Ulivo ci unì, nel senso, anche te da queste parti, no? Grande, sembra passato a un secolo, te lo ricordi l'Ulivo? Ti ricordi l'Ulivo? Comunque a me, Occhetto, a me, ad esempio, gioiosa macchina a guerra, a me, Nogarin qualche settimana fa, quindi non è che io gli parlavo di passione politica, chissà che un giorno non ci ritroveremo, mi disse a me, quindi mi dava un messaggio di amore, no, nel senso di apertura, di apertura da parte sua, quindi nel senso, o era un invito a entrare Stava facendo un proselitismo, esatto, cioè. Simone non l'ha nemmeno preso in considerazione, no. Questa va bene, non l'avevo colto. C'è altre due velocissime perché siamo in ritardissimo. Allora, condanna definitiva Formigoni in carcere, dalla Cassazione solo uno sconto per la corruzione alla Maugeri, l'ex governatore dovrà scontare 5 anni e 10 mesi. E vabbè, è un po' spiace, mi piaceva più che altro l'idea di questa cosa della giacca, che lui che va in galera con la giacca arancione, con la divisa americana dei carcerati, che lui si è portato avanti col lavoro. Seconda invece una storia bella, il calcio di Imke al sessismo. Bellissima lei, Imke, qui ci voglia dire il cognome, Wubbenhorst, allena il BV Kloppenburg, prima donna alla guida di un club maschile professionistico di calcio in Germania. La sua risposta cult, che era quella che è quella che gli fecero la domanda, esatto. Ma lei negli spogliatoi ci va a cosa? No, scelgo i genitori di giocare, lei gli ha risposto sì, scelgo in base alle dimensioni del loro pene. Esatto, no, perché la domanda era di un giornalista, sì, particolarmente cretino, fu ma lei va negli spogliatoi? No, li sceglie, una cosa molto più semplice, sì, però sì, tipo, che comunque aveva un retrogusto sessista, esatto, tipo ma lei negli spogliatoi ci va? E lei ha detto sì, li scelgo in base alla loro pene, esatto. Mi sembra, cioè, una risposta con Lovati, sì, lo sa, era quello, questa curta, lo sa,
E lì si è distinto il nostro grandissimo Gattuso, che ha detto: ma sai, io la formazione ci va la mia moglie, quindi fate voi. Sì, sì, sì. No, cosa ha detto? Che tu non la so persa. Gattuso ha detto: la formazione la fa la mia moglie, e durante la settimana parlo spesso con Carolina Morace, è una mia consigliera, quindi di tattica. Esatto. Per lui l'ho detto così. Questo. No, no, sì. Vabbè, sì. Devo stare zitto perché io ancora ieri ho fatto una battuta sessista. Ieri. Te ho fatto una battuta sessista. Sì. Ma però l'ho sgamato subito. Qui. In questa trasmissione. Ah, sì, no. Chi è di Venia, ecco, spargi il capo di cielo. Sbagliato. Basta, sono pentito tutto il giorno. Che ci devo dire? Non ci ha dormito la notte. Non ci ha dormito perché mi è dispiaciuto, mi è scappato. Va bene, allora siamo veramente di lunghissimi. Lamma, come siamo messi? O c'è qualcosa di urgente? No, vabbè, di urgente ce ne sarebbe un sacco di cose. Ah, vabbè, okay. Si continua a parlare di Pineta di Viareggio. Vabbè, questo il Tirreno. Che ieri c'è stato altri arresti. Altri arresti, no? Sì, eccetera, eccetera. Ecco, c'è questo di Jacopo Melio, fondatore, vorrebbe treno nominato come disabilità, una petizione online per modificare la legge sul reddito di cittadinanza. Non so, quindi non so se si inserisce. Non so in che questo, termini. Sì, infatti. Bisognerà leggere. E poi questa Lucca, che guardi e gli rompono una gamba. Okay. Aggressione in pieno centro, aggressione in piazza Napoleone, brutale pestaggio, esploso. Sono le 19.30 a farne speso un giovane studente del Fermi, 15 anni, picchiato violentemente da giovani di origine nordafricana una sera qualunque in un area decisamente non sospetto. Veramente una sera molto brutta. Per favore, come vedete, tutto il mondo e il paese, questo non giustifica assolutamente, però spesso si fa l'esempio di Lucca come città esemplare, purtroppo i casi succedono ovunque. Effetto Reggio, ci siamo. Raggiunto. Sì, sì, sì. Guarda, cioè, era molto... veramente essere tornati nel Medioevo. Molto positivo. Ecco, la sparo. Vado. Cattivissimo. È un sindaco del PD che fa la selezione dei cittadini vigilanti. Non mi piace. Basta. Cioè, Perché? Che faccia? Non mi piace. Allora, ma sentite sempre. No, ho capito. Allora, è a favore dello sguardo di vicinato. Mi garba che tutti si facciano cavoli loro. E poi mo. E poi mo questa che non va bene. Ma la sciattina va bene. Ma il corso... La sciattina. Oh Luca, la sciattina. Ma la sciattina è il prodromo di questa roba qui. È normale che poi si arriva a questo. Lo so. Cioè, si gli mandano la candidatura sessista per la sciattina. Ma che Simone. Altro che andare vicino alle posizioni di Toti e a quelle di Nogarin. Qui siamo oltre. Tra poco si scavalla, io lo vedo. Siamo sull'opposto. La sciattina. No, ma allora, la candidatura. Questo. I miei hanno fatto un servizio ieri. Io ero impossibilitato, se no andavo. Era su. È quello dello sguardo di vicinato. Sì. Tra l'altro sguardo preoccupante lui. Lo sguardo di vicinato. E però, capito, ti puoi candidare. Ti mandano le candidature. E poi il comandante della polizia municipale ti fa il corso per andare in giro. Io mi sembra il corso. Della ronda, mi sembra, non lo so, ma, però non lo so. Ma capisci che è esattamente un mezzo passo avanti rispetto alla chat della gente che ti guarda? Certo. È quello, quindi se va bene quello, ti deve andare bene anche questo. Questo puoi parlare. Questo no. Questo è facile, no, capito? Questo è ridersi così. La chattina può essere, no, è la stessa cosa. Invece lui di stare in casa, stai fuori casa, ma fai la stessa cosa. Simone, fuori casa non mi piace a me che girino per. No, via, basta. È la storia del movimento. Finché stai a casa tua e stai fermo e guardi con l'occhietto lungo, va bene. Se esci di casa, è un uguale, no, capito? La stessa cosa. Va bene. Comunque, se poi perdono questi sindaci, non lo so. Via, quel cattivo, lo conosco anche. Bravo ragazzo. Però questo. Ragazzi, dai, chiudi questa cosa, che sennò non riusciamo. Non la so. Vai, allora, Simo, io sono con te. Vai. Torre di Pisa e Duomo di Milano. Qui però. Come sarebbero dopo l'invasione aliena? È così. Attacchi terroristici, terremoti.
e persino in versione aliena. Che ne sarebbe della torre di Pisa se fosse colpita da uno di questi disastri? Verrebbe giù, cioè non è che l'architetto, cioè, il contest lanciato dalla nazionale, disordine degli architetti. Rivolto, vabbè, non lo so, vabbè, sarebbe così. No? Ma non è vero, ma non lo so, è un'idea. Perché? Ma perché? Non lo so nemmeno. Cioè, non è, perché? Non lo so. Sì, turistica. Vabbè, cioè, è una possibile ricostruzione? Non lo so. No, non lo so. Si chiamano pippe mentali, non è che... Vabbè. Potresti intervistare qualcuno del disordine degli architetti? Secondo me hanno qualcosa da dire. Sì. Lamma, che tardi. Vediamo delle buone nuove. Oh, buone nuove. Sole, nuvoletta sole. Un po', mi disturba, ma... No, guarda domenica. Perfetto. Sole, andate sul litorale a rilanciare esatto, il litorale. Esatto, eh? esatto. Tutti sul litorale a mangiare una schiaccina, forza. Sì. No, però vabbè, è tanto che non piove. Però farà freddo. Sì, farà abbassa freddo. Un po' la temperatura. Vabbè, un po' di colpo di coda dell'inverno. Sì, va bene. Va bene, lo concedo. Un pochino, colpito di coda. Poi... Niente partite solo fine settimana? Certo, Zambra calcio con tutte le stagioni, non c'è problemi. Zambra si gioca calcio, contro? Credo contro il Vercite col Migliarino. Accidenti, big match. Big match col Migliarino, non lo so. Devo, perché sai, siamo quattro squadre. Zambra sono quattro squadre di quattro figlioli. Che una. E ho scansato l'agghiacciante sorteggione con i peccioli o col Turignano, insomma c'era questa possibilità e io invece gioco in casa. Giochi in casa? A Zambra, in quel di Zambra. Okay. Quindi ospiti le migliarinesi che sì, vengono in trasferta. Sì, accogliente, sì. Mi raccomando. Sarà accogliente. Un po' toccherà a te da trasferta a Migliarino e ti aspetteranno. Sì, infatti. No, c'è molta solidarietà in questo. Molta. Ora ci poniamo sulle fasce di accesso al 118. Sì, e sì, sta esplodendo la cosa. Va bene, allora, noi lunedì finisce qua la settimana. Ci vediamo ovviamente martedì. Sì. Un abbraccio e un saluto da Baco, da Elisabano. Questa ne parleremo. Di Matteo Salvini, bene così. Posso dare un consiglio per il fine settimana? Io ieri sera ho visto la paranza dei bambini, giusto, andatela brava, a vedere. No, scusate, lo volevo dire perché mi è piaciuto molto. Non sono un amante dello stile di Saviano, ma proprio a livello di letteratura, non giù. Di contenuti, per carità. Ma questo è veramente un bel film. Un protagonista, un ragazzo giovane, non so quanti anni abbia, nel film ha 15 anni. Bravissimo. Ma c'è un ultimone su Livorno. Diciamola. Sembra essere scelto il candidato del PD ed è Luca Salvetti. Che invece che Gazzetti. Spiace per Gazzetti. Dispiace. So che ci teneva. In bocca al lupo a Luca. Francesco Gazzetti, nostro amico. Ti faceva piacere per un discorso di amicizia. Esatto. Un collega. Un collega, esatto. Quindi, per questo. Però manca non lo solo conosco, MDP Luca Salvetti. Luca Salvetti, livornese verace, insomma. No, a me piace, allora lo dico già. Sì. Il livornese verace a me piace. Va bene, dobbiamo chiudere, salutiamo, grazie a Marco Bisegni in regia. Noi ci vediamo martedì con la prossima puntata e fare il recap del fine settimana. Sigla.